diciamo di no allo sblocco dei licenziamenti. Perché non si può cominciare un rilancio nel lavoro nel paese con i licenziamenti. La priorità deve essere rilanciare il lavoro, far ripartire le aziende. Diciamo no allo sblocco dei licenziamenti perché siamo per l'occupazione, perché la Costituzione prevede che il lavoro fa formare una famiglia e fa andare avanti, senza lavoro non si può vivere. Questo è un momento di pandemia dove le spese anche aumentano della famiglia, senza retribuzione vuol dire eutanasia, vuol dire la morte dei cittadini, non solo lavoratori. Per evitare quella che sarebbe una vera e propria ecatombe sociale che porterebbe il Paese a non riuscire più a sollevarsi da una crisi che è la più dura degli ultimi anni. Le risorse umane sono il vero valore aggiunto di ogni azienda e ridurre i costi attraverso i licenziamenti non significa ripartire, significa tornare indietro. Sarebbe assurdo parlare di rilancio dell'economia senza il lavoro e senza i lavoratori. Quindi riteniamo assolutamente improponibile sbloccare i licenziamenti. Chiediamo che tutti quanti siano garantiti in tutte le aziende fino ad ottobre, così che quando l'economia ripartirà per la fine della pandemia, il lavoro sarà al centro del rilancio del Paese. Perché le nostre priorità sono chiare. Lavoriamo, lavoriamo insieme. Non spezziamo la coesione sociale. Lavoriamo per contrastare ed eliminare le diseguaglianze di genere, sociali, territoriali. Lavoriamo per affrontare il tema delle vecchie e nuove povertà.